Signore, buonasera a tutti, grazie di essere tornati qui con noi, di manifestare sempre questa grande pazienza e anche questa grande attenzione. Siamo arrivati a studiare il capitolo 4 del il Pozzo dell'esilio di André Néret sul pensiero del Maharal di Praga. E prima di continuare il tema che stiamo affrontando, cioè il concetto di Enza o di Mitsua, il concetto del mezzo nel pensiero appunto del Maharal di Praga, volevo introdurre questa lezione, giusto per condirvela un pochino, con un brano che si rifà ad alcuni temi che abbiamo già affrontato e che sono comunque utili da riprendere in vista di quello che studieremo. Vi ricordate che abbiamo parlato di trascendenza e di immanenza di Dio e avevamo anche detto che la tradizione ebraica si colloca anche in questo caso a metà strada. Dio non coincide con il mondo, ma non è neanche completamente al di fuori. Benissimo, non è completamente estraneo al mondo. Questo è un tema che mi ricordo di aver affrontato con voi. E l'altro tema è il riferimento al versetto della Parashah di Kitisa, dove Dio dice a Mosè: Veraita et achorai ufanai lo yerau. Vedrai il mio dietro, mentre il mio volto, letteralmente il mio davanti, tu non potrai vedere. Ebbene, c'è un interessante Midrash Rabbah alla Parashah di questa settimana, la Parashah di Vayetze, che chiarisce un momentino questo discorso, che può essere utile anche per comprendere il pensiero del Maharal di Praga. Il Maharal basa sempre tutti i suoi insegnamenti sulla Torah e sul pensiero dei nostri Chachamim. E questo, diciamo, è un assunto che sta alla base del nostro studio. E quindi, spesso e volentieri, sono proprio queste fonti più antiche a chiarire anche aspetti del pensiero dell'autore, diciamo così, più recente. Cosa dice il Midrash? Il Midrash l'avete sotto gli occhi, è nelle fotocopie che vi ho dato. Si riferisce a uno dei pesukim iniziali della Parashah di Vayetze. La Parashah di Vayetze, come sapete, inizia raccontando della partenza di Yaakov, che viene mandato a Haran a cercare moglie, ma in realtà anche per permettergli di sfuggire alle ire di suo fratello Esau, al quale ha portato via prima la Bechorah e poi la Berachah, con un gioco di parole, gli ha portato via prima la primogenitura e poi la benedizione, vi ricordate? E il Midrash, il versetto racconta subito, Vaifgaba Makom, che durante il viaggio si imbatté nel luogo, letteralmente. Quale luogo? L'articolo determinativo farebbe pensare a un luogo che noi già conosciamo. In realtà non è così. Non sappiamo di quale luogo si tratti, ancorché la Torah lo nomini il luogo, come se tutti ne fossimo al corrente. E questo apre la porta a tutti i commenti midrashici. Guardate al paragrafo numero 9. Capitò in un luogo, letteralmente, vi traduce in un luogo, in realtà è Bamakom, che significa nel luogo, Ravuna, il nome di Rabbi Ami, dà un'interpretazione riferita a quello che effettivamente avviene in quel luogo subito dopo. Cosa avviene in quel luogo? Il versetto continua dicendo che era tramontato il sole, Yaakov si stende a dormire e ha il famoso sogno della scala in cima alla quale chi vede? Kadosh Baruch Hu. Ora voi sapete che gli fa tutta una serie di promesse in relazione al suo viaggio, ma anche in relazione al suo futuro. Ora, voi conoscete tutti quanti la frase della Haggadah di Pesach, Baruch HaMakom Baruch Hu, dove Dio stesso è chiamato Makom. Vaifgaba Makom viene interpretato quindi da Rav Huna, qui nel Midrash, come si imbatté il Kadosh Baruch Hu. È un'interpretazione molto ardita, come potete immaginarvi, ma estremamente interessante. Cosa significa che si imbatté il Kadosh Baruch Hu?
Ravuna, in nome di Rabiami, domanda: perché abbiamo cambiato il nome del santo egli sia benedetto e lo chiamiamo Makom, che significa letteralmente luogo? Makom è uno dei nomi di Dio, come nella Haggadah dice Baruch HaMakom, benedetto il luogo, che vuol dire benedetto, benedetto, benedetto Dio. Risposta: perché egli è il luogo del mondo. Guardate la nota 18: perché il mondo è contenuto in lui e non egli nel mondo. Questo Midrash, famosissimo, contiene la risposta ai nostri interrogativi sulla trascendenza e sull'immanenza di Kadosh Baruch Hu, più in generale sul rapporto che esiste fra Dio e il mondo. Il mondo è contenuto in lui e non egli nel mondo. Interessante. Disse, torniamo al Midrash, disse Rabbi Yosef ben Chalafta: noi non sappiamo se il santo egli sia benedetto sia il luogo del mondo o il mondo sia il suo luogo, ma da ciò che è stato scritto, ecco, esiste un luogo vicino con me. Vediamo fra un attimo da dove è tratto quest'altro versetto. Deduciamo che il santo egli sia benedetto è il luogo del mondo e non il mondo il suo luogo. Dio non è contenuto nel mondo, ma è vero il contrario, e cioè che il mondo è contenuto in Dio. Da dove lo evince Midrash? Da quest'altro versetto di Esodo, capitolo 33, verso 21, che è il versetto famoso della parasha di Chitissà. Vi ricordate, dopo il peccato del vitello d'oro, Moshe Rabbeinu domanda a Dio: Ha'emina et kevodecha, fammi vedere la tua gloria. E cosa gli dice Kadosh Baruch Hu? Lo chiama, dice: vieni qua. Dice: inne makomiti, ecco, c'è qui un luogo, letteralmente makom, presso di me. Esiste un luogo vicino a me. Cosa significa questo? Che Kadosh Baruch Hu abbraccia questo luogo. Questa è l'idea. Che Kadosh Baruch Hu abbraccia questo luogo. Non c'è una coincidenza fra il luogo e Kadosh Baruch Hu. Non esiste neppure l'ipotesi che Dio possa essere trovarsi nel luogo, come se fosse il luogo ad abbracciarlo, ma è vero invece che è Kadosh Baruch Hu che abbraccia il luogo del mondo. Noi siamo nelle braccia di Kadosh Baruch Hu. Pensate un po'. Un midrash simile viene riportato a nome di Rabbi Yitzchak, dove al posto del termine luogo c'è il termine rifugio. Disse Rabbi Yitzchak, sta scritto: è rifugio Dio dai tempi antichi. Noi non sappiamo se il santo egli sia benedetto è il rifugio del mondo o il mondo è il suo rifugio, ma da ciò che sta scritto: Signore, un rifugio fosti per me, all'inizio del Salmo 90, deduciamo che il santo egli sia benedetto è il rifugio del mondo e non il mondo il suo rifugio. È lo stesso concetto sostanzialmente. Se il mondo ha dei problemi, da chi si rifugia? Nelle braccia di chi? Di Kadosh Baruch. Disse Rabbi Abba ben Mudan: a cosa si può paragonare tutto questo concetto, per chiarirlo in termini concreti? È simile a un prode che cavalca un cavallo e le sue armi si trovano in abbondanza ai due lati del cavallo. Il cavallo è un accessorio per il suo cavaliere e non il cavaliere accessorio per il cavallo. Come sta scritto in Habakkuk: quando tu cavalchi sui tuoi cavalli, i tuoi carri conseguono la vittoria. Guardate la nota 19 che spiega meglio, ancora meglio il concetto. Il cavallo, per così dire, si trova in mezzo al cavaliere, che consegue la vittoria con l'aiuto del cavallo. Così il mondo è un accessorio per il Signore. Anche qui si tratta di stabilire chi viene prima. Viene prima il cavallo o viene prima il cavaliere? Prima il cavaliere. Eppure il cavaliere è sostenuto dal cavallo. È un paradosso.
Il cavallo, pur sostenendo il cavaliere, è soltanto un accessorio, no? È l'aiuto attraverso il quale il cavaliere consegue la vittoria. Allo stesso modo, il mondo è un accessorio per il Signore. Anche se apparentemente il mondo sta sotto e Kadosh Baruch Hu sta sopra, giusto? Questo è nel nostro immaginario. In realtà Kadosh Baruch Hu cavalca il mondo esattamente come il cavaliere cavalca il suo cavallo. E le sue armi si trovano in abbondanza ai due lati del cavallo, cioè Kadosh Baruch Hu riempie da tutte le parti, da tutti i lati, il mondo sul quale apparentemente sta, ma attenzione, il cavallo, pur trovandosi sotto, è un accessorio per il suo cavaliere e non il cavaliere accessorio per il cavallo. E questo risponde al problema perché il mondo sta sotto, idealmente, e Dio sta sopra, eppure noi diciamo che l'elemento fondamentale dei due, fra i due, qual è? Quello che sta sopra e non quello che sta sotto. E quello che sta sotto in questo caso è abbracciato da quello che sta sopra. Dio abbraccia il mondo. È un'immagine che ci lascia effettivamente... è un'immagine che vuole spiegare un paradosso. Noi siamo abituati a pensare che chi sta sotto è la base di chi sta sopra. Qui avviene il contrario. L'elemento fondamentale è quello che sta sopra, ma quello che sta sopra non può fare nulla senza ciò che sta sotto. Allo stesso modo, Dio, pur stando al di sopra del mondo, non può fare nulla senza abbracciare questo, mondo. C'è un bellissimo commento al Midrash Rabbah che dice così, che il rapporto fra Dio e il mondo è simile al rapporto che esiste nell'essere umano fra il cervello e il resto del corpo. Dio in un certo senso è paragonabile al cervello dell'uomo, che pur essendo separato e al di sopra del corpo, in realtà è strettamente legato a ogni aspetto del corpo sottostante e in questo modo si crea una relazione, giusto? E allo stesso modo, dice, c'è un altro paragone, fin tanto che la foglia è attaccata all'albero, non può vedere l'albero. E soltanto quando la foglia si stacca dall'albero, a questo punto può vedere l'albero. Ecco perché noi non siamo in grado di comprendere Kadosh Baruch Hu. Questo è il senso del discorso. Non siamo in grado di comprendere Kadosh Baruch Hu nella sua totalità proprio perché siamo attaccati a lui, il mondo è abbracciato da Kadosh Baruch Hu, e quindi non possiamo avere la consapevolezza di tutto quello che Kadosh Baruch Hu è, finché siamo attaccati per l'appunto a lui, come la foglia finché è attaccata all'albero non può vedere tutto quanto l'albero. E questo ci introduce all'altro versetto di questo capitolo, quando Dio risponde a Mosè che gli domandava di poter vedere la sua gloria, e che cosa gli diceva? Gli diceva: potrai vedere il mio dietro, con rispetto parlando, adesso vediamo cosa significa, ma no, ufanai lo era, mentre non potrai vedere il mio davanti. C'è un'interessante interpretazione che dice che da qui possiamo dedurre che Dio è in sostanza il tempo. Che cosa si intende per tempo? Si intende qualche cosa di cui conosciamo ciò che è stato, il dietro, ma non possiamo vedere il davanti. E tenete presente che penei, o ufanai, la stessa parola che in ebraico indica il volto, cioè la parte davanti di una persona, indica anche il prima. Il prima, cioè quello che ci sta davanti, futuro. Il futuro. Qui dà un'interpretazione ulteriormente elaborata di questo concetto, ed è che noi siamo in grado di comprendere a posteriori l'azione di Kadosh Baruch Hu nel mondo
ma non siamo in grado di arrivare a comprenderne la logica fin tanto da riuscire a prevedere cosa farà Kadosh Baruch Hu in futuro. È un'interpretazione estremamente elaborata, ma estremamente efficace. Studiando la storia noi possiamo vedere la mano di Kadosh Baruch Hu negli eventi. Ma un conto è fare questa constatazione a posteriori. Un conto è essere in grado di trarne una logica generale per capire come, per prevedere, secondo il pensiero scientifico, no? La scienza in cosa consiste? Nell'assumere i dati del passato per prevedere come un certo fenomeno si riattualizzerà in futuro. Ebbene, nel caso di Kadosh Baruch Hu, questo noi non lo possiamo fare. Esiste un rapporto tale per cui possiamo intravedere a posteriori ciò che Kadosh Baruch Hu ha fatto, ovviamente apprezzarlo e lodarlo e ringraziarlo per questo, perché in linea di massima ovviamente si tratta di cose positive, però non siamo in grado di comprendere, di trarne una logica generale per poter dire Kadosh Baruch Hu in futuro si comporterà secondo questo schema. Gli schemi di Kadosh Baruch Hu ci sfuggono. Ecco la differenza fra Ahurai e il Panai, fra ciò che possiamo vedere di Kadosh Baruch Hu a posteriori e ciò che invece non siamo in grado di capire sul suo comportamento a priori. E quindi da questo punto di vista, effettivamente, Kadosh Baruch Hu stesso si colloca in uno spartiacque. Kadosh Baruch Hu è l'eternamente presente ed è il punto di mezzo che lega il passato, del quale possiamo comprendere l'esperienza, averlo già vissuto, e il futuro, che è il tempo che noi non siamo in grado di conoscere e di schematizzare. Anche in questo caso, rientrando a questo punto nel linguaggio maharaliano, Kadosh Baruch Hu rappresenta in un certo senso un punto di mezzo. E il fatto di poter dire che Kadosh Baruch Hu abbraccia il mondo costituisce evidentemente a sua volta un fattore di, come si può dire, di consolazione da un certo punto di vista, che risponde per quello che è possibile secondo le nostre limitate capacità di comprensione e di conoscenza alle aspettative dell'uomo. Esiste quindi anche in questo caso Kadosh Baruch Hu si pone in mezzo, cioè fra la trascendenza, fra una situazione in cui Kadosh Baruch Hu è totalmente distaccato e l'ipotesi opposta che vedrebbe Kadosh Baruch Hu coincidente con il mondo. Ebbene, non è così. Kadosh Baruch Hu si colloca a metà strada fra queste due vie e in questo modo gestisce anche il rapporto, sempre collocandosi in mezzo, fra il passato e il futuro. Esiste comunque una parte di Kadosh Baruch Hu che in qualche modo ci sfugge a noi che apparteniamo a questo mondo. Questo era il discorso che spero di non avervi complicato ulteriormente le idee, ma con cui volevo introdurre, diciamo così, la lezione di oggi. E a questo punto possiamo solo chiedere una cosa. A me non sembra che possiamo capire l'operato di Kadosh Baruch Hu dalla storia, perché è sempre un mistero. La storia, possiamo capire cosa, più o meno, cosa hanno fatto gli uomini, cosa hanno fatto, quali sono, ma perché, non so, anche per esempio un libro interessante, già ben conosciuto, io lo sto leggendo adesso, che è La meditazione ebraica di Kaplan, dice che sì, che Kadosh Baruch Hu è al di fuori, al di sopra del tempo, non è nel tempo, non fa parte quindi del passato, e come non fa parte, cioè il tetragramma rappresenta io sono stato, sono e sarò, però dire che noi possiamo capire il passato e quindi vedere, diciamo, Kadosh Baruch Hu nel passato, non riesco tanto a capire. Un esempio molto evidente di ciò è il sedere di Pesach. Pesach è all'intervento di Kadosh. Certo,
l'intervento di Kadosh Baruch Hu in un evento passato, esatto, che noi riattualizziamo, ma quando cerchiamo di capire qual è la logica con cui Kadosh Baruch Hu ha agito in quel modo, in quel frangente, per poterne fare un valore universale, poter dire Kadosh Baruch Hu si comporterà sempre così, uso un'espressione forse un po' banale, questo ci è precluso. Noi possiamo, di Kadosh Baruch Hu conosciamo soltanto l'azione passata, lo ringraziamo e lo lodiamo per questo, e chiediamo a Kadosh Baruch Hu di prendere in considerazione la stessa cosa per il futuro, ma non possiamo penetrare la sua logica fino a farne un valore obbligato, non so come dire, come se, una legge universale, sarebbe come se Kadosh Baruch Hu diventasse un nostro, vulgarmente parlando, un nostro robot. Insomma, questo non è pensabile. Recentemente la guerra dei sei giorni c'è stato ma nella stessa logica, cioè non era prevedibile, nella stessa logica, che non è una logica umana. Il caso di Pesach è emblematico, cioè lì certo che dichiariamo di comprendere quello che Kadosh Baruch Hu ha fatto in passato. Ha guidato determinati eventi fondanti della nostra storia, premiando coloro che riteneva di dover premiare e castigandolo coloro che riteneva di dover castigare. Questa è l'idea. Perché ha tanta importanza l'uscita dall'Egitto? Perché è la manifestazione della presenza divina nella storia, sostanzialmente. Ma da lì a dire che per il futuro noi siamo in grado di prevedere determinate scelte di Kadosh Baruch Hu, questo non è possibile. Possiamo solo ringraziarlo per il passato e pregare che si manifesti a nostro favore, in modo simile in futuro, ma non più di così. Dio quindi è lo spartiacque fra passato e futuro, questo è quello che volevo dire, ed è anche in una posizione nei nostri confronti che è fra trascendenza e immanenza. Se Dio fosse completamente trascendente, ignorerebbe i fatti umani, semplicemente. Sì. Sarebbe come dicevano gli epicurei, Carso Shalom, la divinità iperuranea che sta nell'alto dei cieli e non si occupa di noi. Non è così. Però non possiamo neanche dire che Dio coincide con il mondo, perché se dicessimo una cosa di questo genere, arriveremmo appunto ad affermare che siamo in grado di entrare in qualsiasi momento nell'iPad di Kadosh Baruch Hu. Forse c'è un termine migliore, ma il senso penso di averlo chiarito. Anche questo non è possibile. È un po' il concetto di Spinoza, no? È poi il concetto di Spinoza, certamente. E quindi noi non possiamo entrare nell'account di Kadosh Baruch Hu. Cosa diceva Spinoza? Cioè che Dio coincide con la natura. Significa mettersi al di fuori dell'etica. Se io mi comporto male, potrò sempre dire che è Dio che è in me che si comporta male. Le conseguenze sono disastrose, insomma, cosa ha portato ovviamente alle estreme conseguenze. Dio è a sua volta in mezzo, perché si colloca appunto a metà strada fra un rapporto totalmente coincidente e un rapporto totalmente estraneo. In questo modo gli permette di guidare il mondo, di esercitare un'autorità, di suscitare in noi l'interesse per quello che ha fatto e per quello che farà, senza rivelarci in anticipo quelle che sono le sue modalità. Ecco perché Moshe Rabbeinu probabilmente è rimasto soddisfatto a metà, evidentemente, nella sua richiesta, in quel momento così delicato che è stato il peccato del vitello d'oro. Ma penso di aver chiarito il concetto, anche se non è semplicissimo, effettivamente. A questo punto, fatta questa, premessa, possiamo continuare la nostra lettura nella mia edizione a pagina 43. All'inizio del capitolo 4, la diagonale del mezzo, ovvero Enza, Neher chiarisce nel pensiero del Maharal quali sono le funzioni dell'Enza, cioè del mezzo. Attenzione, mezzo non nel senso che attribuiamo a questo significato in italiano. Il mezzo significa ciò che sta a metà, d'accordo? E aveva detto: la prima funzione dell'Enza è di occupare il mezzo nel senso geometrico del termine, e questo è un significato che lo avvicina molto al Maimonide, ve lo ricordate? Sì, sì. Che diceva che la virtù sta nel mezzo, che è al centro geometrico, in linea di massima, fra i due estremi che sono,
che sono gli elementi negativi. Pagina 43 in alto, adesso non so se la vostra edizione coincide con la mia. Il termine usato dal Maharal è accanto a Enza troviamo Memuzza o Mitsua, termine abbastanza sfumato per rendere conto dell'ambiguità che il Maharal lascia deliberatamente in sospeso. Qui si riferisce alla spiegazione di quella famosa Mishnah in Pea, vi ricordate che abbiamo visto alla fine dell'ultima lezione, in cui si ragiona sul fatto che portare la pace fra due che litigano è una via di mezzo fra il diritto e la misericordia. La misericordia, bellissima questa cosa. Molto. Poiché l'espressione può intendersi nel senso di compromesso, che permetterebbe all'uomo di trovare nella confortevole neutralità un riparo contro le tentazioni estremistiche, ma Mitsua può anche essere considerato nel senso di una sintesi. E qui non possiamo non richiamare l'etimologia della parola shalom. Shalom significa pace, però è connessa con l'aggettivo shalem, che significa completo. Bravissimo, che significa completo. L'enza sarebbe allora una ashlama, termine che ritroveremo a più riprese e che si pone a un grado superiore a quello del compromesso. Non è semplicemente il compromesso, perché il compromesso dà l'idea comunque di qualcosa che si incontra sia a metà strada, ma in definitiva lascia tutti e due scontenti. Qualcosa per definizione di non completo. Né visto da una parte né visto dall'altra, ricordate il discorso sulla duplice prospettiva. La ashlama invece, il completamento letteralmente, è ben diverso dal compromesso. E qui evidentemente il Maharal, attraverso la scrittura di Neher, ci fa comprendere anche la duttilità enorme della lingua ebraica, no? La ricchezza della lingua ebraica da questo punto di vista. Sarebbe un'interferenza e perfino una compenetrazione dei contrari, la loro conservazione per mezzo di una sintesi. Essa sola consentirebbe di realizzare simultaneamente degli atteggiamenti estremi e contraddittori. La ashlama è un completamento nel senso della sintesi, ovviamente. Non è qualche cosa di completamente diverso, non è un terzo polo completamente diverso, ma va vista come nello stesso tempo è qualcosa che va al di sopra dei primi due termini e può essere immaginato solo come una sintesi che essa sola consentirebbe di realizzare simultaneamente degli atteggiamenti estremi contraddittori. Comunque, che questa prima funzione dell'enza sia nella mente del Maharal timida o audace, essa ha un carattere essenzialmente etico. Quindi la Avaraccia l'Omme Nadam Lachaverò, di cui parla la Mishnah, la terza virtù, no? Il fatto di portare di recare la pace fra due che litigano, non è semplicemente la ricerca di un compromesso, ma è, dal punto di vista etico, la realizzazione di una sintesi suprema fra diritto e misericordia. E capite come non sia semplicemente un compromesso fra diritto e misericordia, sarebbe veramente vile considerarlo semplicemente tale, ma si tratta di qualche cosa che, pur collocandosi nel mezzo, in realtà realizza qualche cosa, una sintesi superiore. È lo studio della seconda funzione che ci fa scoprire la dimensione metafisica, nello stesso tempo in cui illumina questa volta un aspetto incontestabilmente audace del pensiero del Maharal. E qui si passa dall'etica alla metafisica. Infatti la seconda funzione dell'enza consiste, senza essere necessariamente nel mezzo, nell'occupare la posizione intermedia, nel trovarsi fra altri due elementi che lo circondano e lo riparano. Ricordate che già Maimonide, in realtà, aveva fatto un discorso simile e aveva detto che la virtù sta sì nel mezzo, però qualche volta la virtù deflette un po' dal mezzo. I due estremi, la prodigalità per esempio versus l'avarizia, sono tutti e due negativi. Come? Sono tutti e due negativi, però diciamo
La virtù non sta esattamente nel mezzo, deve propendere da una parte piuttosto che dall'altra. Pensate per esempio al caso, prendiamo un altro esempio di due estremi che Maimonide cita, l'antitesi che c'è fra l'iracondo e quello che non reagisce mai. Maimonide parte dicendo che entrambi sono difetti, però è molto più facile insegnare a quello che non reagisce mai che qualche volta deve farsi sentire che non calmare l'iracondo. O se vogliamo girare la frase in un altro modo, dire che è più eticamente accettabile insistere perché l'insensibile qualche volta reagisca piuttosto che placare l'iracondo. Cioè l'iracondo è più distante dall'etica di quanto non lo sia l'insensibile. E quindi questo fa sì che il mezzo non occupi necessariamente la posizione di mezzo, ma possa anche trovarsi fra altri due elementi che lo circondano e lo riparano. Il Maharal non manca di indicare che gli esempi di struttura ternaria abbondano nelle fasi del pensiero ebraico. Ognuna di queste strutture comporta perciò un'enza che porta in sé il centro di gravità del tema. Enza temporale, il presente compare tra il passato e l'avvenire, come abbiamo appena detto prima. Abbiamo l'enza spaziale, ogni luogo si situa tra due distanze. Abbiamo l'enza linguistico, le radici della lingua ebraica sono ternarie, anche questo si presta a delle considerazioni di carattere grammaticale molto interessanti. Neher ci ricorda qui che le radici della lingua ebraica sono trilittere, sono formate da tre lettere. E ci sono dei casi in cui, variando una sola di queste tre lettere, noi possiamo apprezzare una lieve differenza di significato, il che ha portato i linguisti a ritenere che le più antiche radici semitiche in realtà fossero costituite solo da due lettere e la terza rappresenta un completamento del significato originario, adesso ve ne do qualche esempio, in funzione di qualche cosa di più. Esiste tutta una serie di radici di verbi in ebraico le cui prime due lettere sono peresh. Se alla peresh aggiungiamo la lettera aleph viene fuori la parola pere che significa selvaggio. Il selvaggio cos'è? Uno che è una forma di... Sì, è una forma di apertura della persona, giusto? Se invece della Aleph a Peresh aggiungiamo Chet, abbiamo il verbo Parach e il termine Perach che significa fiore. Cosa fa il fiore? Si apre. Peresh aggiungiamo Dalet, Parad, è il verbo separare. La hei, peresh hei, il verbo para, che significa fruttificare. Peresh zain, paraz, significa comportamento fuori dagli schemi. Peresh ain, significa scompigliare i capelli. Peresh tzadik, paraz, significa scoppiare. Peresh kuf significa sciogliere un pacco, parak. Parash significa stendere, paras significa anche, parasha significa anche qualcosa che si divide, dividere. Paras significa stendere, parat con la tet significa entrare nei dettagli. Non ditemi che non esiste una radice proto-ebraica, peresh, di due lettere,
alla quale è stata aggiunta una terza lettera variabile a fornire diversi tipi diverse sfumature, in realtà non diversi tipi di significato, ma diverse sfumature dello stesso significato. Questo ci chiarisce la funzione del numero 3. È molto interessante. Rispetto alla lettera intermedia? Anche. Anche. Ci sono degli altri esempi, qui vediamo come le cose si incontrano effettivamente. Abbiamo parlato del verbo para, che significa fiorire, giusto? Se invece di variare la terza lettera, variassimo la seconda, abbiamo per esempio il verbo pakah con la kuf, che significa aprire gli occhi. Pazzah, se al posto della kuf mettiamo la tzadik, otteniamo il verbo pazzah, che significa aprire una noce. Vedete come c'è una ricchezza straordinaria, ma come? Giusto, la domanda è stata posta in maniera molto opportuna, perché esiste una variabile del numero 3, adesso poi lo vedremo, ma esiste anche una variabile del numero 2, cioè la domanda in realtà è quale dei due numeri in realtà rappresenta l'enza? Questa è la domanda. L'enza, cioè il mezzo nel senso filosofico del Maharal, è il numero 2 o il numero 3? Il numero 2 rappresenta effettivamente la mediazione pura, il numero 3 rappresenta qualcosa di più. La lingua ebraica, nelle sue manifestazioni, presenta tutti e due gli aspetti, cioè lascia il problema aperto per limitarsi alla questione. Nelle altre lingue questi sistemi non esistono per niente o c'è qualche... Cosa vuol dire altre lingue? Latino, greco e poi lingue derivate da queste, insomma. È possibile, ma non nello stesso modo come nelle lingue semitiche. Per questo che l'ho domandato qua in lingue. Perché le altre lingue semitiche si comportano sostanzialmente come l'ebraico, l'aramaico, l'arabo, eccetera, eccetera. Nelle lingue indoeuropee questo è molto meno chiaro, perché nelle lingue indoeuropee, da dove cominciare, c'è un valore semantico anche delle vocali. L'alfabeto ebraico è costituito solo da consonanti. Le vocali variano semplicemente di poco il significato articolano, diciamo, la radice rispetto al suo significato originario, ma non lo modificano più di tanto. Ok, enza linguistico, le radici della lingua ebraica sono ternarie, esse perciò presentano tutte una lettera media tra una lettera prima e una lettera ultima. Enza canonico, i libri profetici sono nella Bibbia ebraica posti tra la Torah e gli agiografi, e i profeti rappresentano a loro volta un enza da questo punto di vista, fra la Torah che rappresenta la rivelazione diretta e gli agiografi che rappresentano anch'essi una rivelazione ma molto molto più bassa, in mezzo si colloca la profezia. Enza sociologico, i leviti costituiscono un gruppo speciale tra i sacerdoti, i Kohanim, e il popolo. Viene da domandarsi, ma che senso hanno i leviti? Spero che non ci siano leviti fra di noi. No, ma la domanda viene spontanea, tutto sommato, in qualsiasi società. Noi abbiamo i sacerdoti, abbiamo i laici. Soltanto gli ebrei hanno elaborato questo terzo polo, non so come chiamarlo, e sono i leviti, i quali poveretti sono schiacciati. Sono schiacciati perché non hanno diritto a essere chiamati per primi a sempre il Cohen, ma non hanno neanche tutta la disponibilità delle chiamate successive, e si riducono anche loro a una sola chiamata, che però la seconda, non la prima. Sto scherzando naturalmente, ma questo per darvi l'idea della questione. Vuol dire che c'è bisogno di questo enza cosmico, fra il mondo superiore e il mondo inferiore, esiste un mondo intermedio, e questa è l'opinione unanime della teologia ebraica, e anche questa è una novità rispetto ad altre teologie. Cosa fa questo mezzo? Detto molto brutalmente, impedisce l'impatto violento fra i primi due.
Pensate alle teologie violente di molti popoli dell'antichità, anche soltanto, non so, Omero piuttosto che Esiodo o cose di questo genere, no? Postulano l'idea che siamo in una guerra cosmica, no? Perché? Perché manca lo strato della diplomazia, quello è lo strato della diplomazia, è il cuscinetto, che evidentemente adesso banalizza un filo il concetto, però è una banalizzazione fino a un certo punto, nel senso ci aiuta a capire come per risolvere delle, come si dice, dei contrasti in qualsiasi, a qualsiasi livello di qualsiasi tipo, molte volte un terzo elemento che sa inserirsi fra i primi due, ovviamente, può essere anche il risolutore. Si potrebbero moltiplicare gli esempi a volontà, e come fa il Maharal stesso, spigolarli negli angoli più diversi e talvolta più superficiali del pensiero ebraico, che del resto non reagisce diversamente in questo campo dal pensiero umano in generale. Ma l'analisi del Maharal diviene tipicamente ebraica quando egli nota che questa funzione intermedia dell'Ezza compare spesso come quella di un medium, di una specie di mezzo dimensionale che permette a due elementi separati l'uno dall'altro di entrare in comunicazione. L'Ezza è allora l'agente indispensabile del ravvicinamento, del legame e del dialogo. Il dialogo può essere in realtà un trialogo. Il discorso che ho appena fatto. Senza l'Ezza certi esseri resterebbero eternamente separati. Anche Dio e l'uomo forse. Anche se contigui, la loro prossimità e il loro faccia a faccia sarebbero sterili. Solo l'Ezza stabilisce fra loro la comunicazione. Il Maharal scopre che in particolare l'Ezza è il medium del patto, nel senso teologico del termine. Dio e l'uomo infatti sono radicalmente separati, l'ho appena detto. Fra di essi nessuna comunicazione potrebbe instaurarsi se un'Ezza o un termine medio non comparisse, operando il legame fra l'uno e l'altro, aprendo un passaggio dal campo dell'uno al campo dell'altro. Pensate, dall'altra parte si colla il cristianesimo, il quale arriva a travisare la questione, perché arriva a dire che Dio si è fatto uomo, questo non è pensabile. Per tante ragioni ne abbiamo già parlato, insomma, è un'aberrazione. D'altronde però non possiamo neanche lasciare che Dio e l'uomo non si parlino mai. Cadremo nel, come si dice, nell'eccesso opposto. C'è bisogno di una mediazione. Cos'è questa mediazione secondo voi? Il patto o sì, la Torah? Certo, perché il fatto che Dio, e lui si dice che l'uomo è collaboratore sì, di Dio, e questo è il concetto fondamentale attraverso la Torah. Collaboratore cosa vuol dire collaboratore? Collaboratore significa che le due figure non coincidono. No. Ma non sono neanche completamente separati, non sono neanche reciprocamente ignoranti, non so come dire. Collaboratore significa che entrano in contatto mantenendo però le distanze. Questo termine medio può essere un uomo o un principio, ed è questa l'occasione per il Maharal di sviluppare il suo tema della vocazione intermedia di Mosè, che fu per eccellenza l'uomo del mezzo e per ciò stesso l'organo della rivelazione, ed anche l'occasione di analizzare la nozione profondamente ebraica di mitzvah, osservanza dei comandamenti, quello che Dio introdotto, mitzvah. Solo che attenzione, Mosè, questo è importante da sottolineare, non è una figura sovrumana, non è un semidio, è un essere umano, quindi anche qui vediamo come il medium non si colloca esattamente nel mezzo, può essere anche parte di uno dei due mondi estremi, non so come chiamarlo, di uno dei due mondi da congiungere, e funge nello stesso tempo da anello di congiunzione. Per il Maharal, ecco qui, la Torah è oggetto di studio e di conoscenza e non argomento di rito e di azione. È la legge del mondo e non, nel suo scopo originario almeno, legge dell'uomo. È divina, spirituale, metafisica. Mentre Mosè, colui che ha dato la Torah, si colloca più nel mondo degli uomini, la Torah si colloca nel mondo di Kadosh Baruch Hu. Mosè e la Torah sono delle mezze, però Mosè appartiene al mondo degli uomini e la Torah appartiene al mondo di Dio.
Se bisognasse trovare un posto nel quadro terminologico del Maharal, dovrebbe essere iscritta la Torah nel registro dell'assoluto. L'uomo invece, e anche questo nel disegno primitivo della sua vocazione, dovrebbe essere rigorosamente iscritto dall'altra parte, e cioè nel registro del relativo. Egli è infatti una creatura naturale, materiale, fisica. Pensate ai midrashim, a come il midrash reagisce di fronte all'evento della morte di Moshe Rabbeinu. L'uomo che era abituato a comandare in cielo, a dire agli esseri celesti cosa dovevano fare, a un certo punto riceve la chiamata da Kadosh Baruch Hu, non quella di prima, un altro tipo diverso di chiamata, quando Dio gli dice: El karevui amech alamut, caro Moshe, si sta avvicinando il momento che tu vuoi, che tu muori. È uno shock, perché è uno shock? Perché a un certo punto ci si era abituati all'idea di questa figura effettivamente intermedia tra Dio e l'uomo, che però è un uomo mortale come tutti gli altri. Siccome i due egli è infatti una creatura naturale, materiale e fisica. Siccome i due registri, l'uomo e la Torah, dice il Maharal, sono separati l'uno dall'altro, non hanno alcun rapporto l'uno con l'altro. Ora è precisamente grazie al medium della mitzvah che tale rapporto si stabilirà, perché la mitzvah è essa stessa un elemento intermedio, perché lei è inerente alla nozione di atto che si trova tra l'intelletto puro e la materia, tra lo spirito e il corpo. Sollecitando all'atto la natura fisica dell'uomo, la mitzvah rende questa natura umana atta ad accogliere la Torah. La mitzvah, in quanto emza, costituisce il fondamento del patto teologico fra la Torah di Dio e la natura dell'uomo. Non so se vi ricordate la lezione che ho fatto qui, partendo da un commento proprio del Maharal in occasione dello Shabbat Project, qualche settimana fa, commentando il versetto di Mishlei che dice: chi ne mitzvah ve Torah or, poiché il lume, il singolo lume sta alla mitzvah come la Torah sta alla luce. Così dice il versetto dei Proverbi. E avevo fatto un'analisi del rapporto fra lume e luce da una parte, di fatto è un'equazione matematica questo versetto, e il rapporto che c'è fra singola mitzvah e Torah dall'altro. Portando l'esempio, in realtà è un passo del Talmud che lo dice, dell'uomo imbrigliato in un bosco di notte. Ricordate? Sì. E avevo detto che se si tratta di affrontare ostacoli vicini a lui, legati alla sua persona, come non mettere il piede in fallo, può bastare un singolo lume. Ma che se si tratta di schivare i predoni del deserto, pericoli che vengono da lontano, o trovare la via per uscire dal bosco, in questo caso finché non spunta l'alba, la luce, l'uomo non può affrontare la situazione. Qui il rapporto fra mitzvah e Torah è spiegato molto bene. Da un lato, leggendo quel midrash, noi potremmo pensare che lo scopo di tutto sia la Torah, non la singola luce, ma non il singolo lume, ma la luce in generale. Verissimo. Ma qui ci viene detto che proprio perché il singolo lume media fra il buio della materia e la luce dello spirito, anche l'elemento mediatore è un elemento fondamentale. Torna di nuovo il dilemma se è più importante il numero 2, cioè quello, questo elemento mediatore che sta nel mezzo, o il numero 3, se è più importante la mitzvah o se è più importante la Torah. Lo scopo è di arrivare alla Torah, cioè che l'uomo sia completamente illuminato, possa gestirsi completamente. Ma non possiamo arrivare alla Torah, che è luce pura, se noi non passiamo attraverso la mitzvah, che è il singolo lume, e che magari ha una portata più limitata, ma ci aiuta a passare dalla materia allo spirito, dal buio alla luce completa. Questo è il senso che si vuol dare. Ma la funzione più tipica dell'Emza, scoperta dal Maharal nell'economia del patto,
è che il termine medio talvolta non vi è rappresentato né da un uomo né da un principio, ma dal vuoto. Il vuoto può essere il terzo elemento. Il vuoto è un modo per tenere lontani due elementi che, se si incontrano, potrebbero scontrarsi. È un ardito colpo di sonda del Maharal nella struttura più intima della teologia ebraica. Egli ne trae un bottino spirituale particolarmente ricco, sul quale dovremo tornare spesso. L'esempio è a prima vista di una ingenua semplicità, perché si tratta del Midrash che mostra come si è effettuato l'atto della rivelazione delle tavole della legge. Ma pensate un po'. Il Midrash dice che le tavole avevano una larghezza di 6 palmi. 6 palmi vuol dire mezzo metro, 48 centimetri. Un tefach, un palmo, sono 8 centimetri, 8 per 6 fa 48. Ma pensate voi se dobbiamo metterci a fare la geometria del Mahamad al Sinai. Guardate cosa arriva. 2 palmi erano fra le mani di Dio. 2 palmi erano fra le mani di Mosè. Il momento della consegna. In mezzo, 2 palmi erano vuoti. È l'uomo che... Il Maharal punta la sua esegesi sui 2 palmi intermedi vuoti. Tifchaim Revach Be'enza, perché è nello spazio vuoto che scorge l'idea culminante del Midrash. Molti esegeti avevano osservato prima di lui quanto fosse felice l'immagine del Midrash, perché metteva in evidenza la stretta associazione di Dio e dell'uomo nel patto. 2 palmi fra le mani di Dio, 2 palmi fra le mani di Mosè. Mosè e Dio finalmente si incontrano e condividono lo stesso oggetto. Peccato che in mezzo ci siano altri 2 palmi dove nessuno dei due arriva, sono idealmente vuoti. Ma il Maharal è il primo pensatore a osservare che questa associazione, questa cooperazione, questo patto sono possibili soltanto in virtù dei 2 palmi intermedi vuoti. Questo spazio vuoto illustra l'essenza del patto, perché ne simboleggia l'atto, cioè la realizzazione in corso del patto, la comunicazione nel momento stesso in cui essa si stabilisce. I 2 palmi in mezzo rappresentano l'atto, e la mitzvah rappresenta l'atto nel momento in cui, dicevamo prima, la Torah rappresenta la conoscenza, giusto? L'atto, dice il Maharal, è una via di mezzo fra materia e spirito. Lo spirito rappresenta la perfezione inerte. La materia rappresenta l'imperfezione inerte. Che cosa li può unire? Un atto. L'atto è, nello stesso tempo, materiale e spirituale. Ecco perché la tradizione ebraica richiede il consenso dei propri fedeli non su un dogma che rappresenta un moto dello spirito puro, ma sulla mitzvah che è un atto, perché l'atto congiunge materia e spirito. Perché ha una motivazione spirituale, ma che cosa si muove nel compiere qualsiasi atto di mitzvah? Si muove la nostra materia. Insomma, per costruire una sukkah, che in un certo periodo dell'anno è una mitzvah, noi dobbiamo prendere, volgarmente parlando, martello e chiodi. Questo rappresenta il, come si dice, la dimensione materiale della mitzvah. Però attenzione, questo atto materiale è asservito a una dimensione spirituale che è rappresentata dal suo significato, e l'incontro fra i due è quello che dà la forza, evidentemente. Ma questa terza palma, spazio, tavola che ipotizza in mezzo, da dove lo deduce, da cosa lo deduce? Ci sono dei pesukim sui quali si lavora per dedurre questa cosa, ma qui non è, attenzione, il Maharal di Praga non sottopone il Midrash a una critica, questa è la differenza rispetto ad altri autori. Il Maharal di Praga prende il Midrash come se fosse a sua volta parte della rivelazione, quindi non va necessariamente a cercare le fonti che giustificano quello che il Midrash dice. Parte dall'assunto che il Midrash comunica una verità in linea di massima assoluta.
A questo punto la sua domanda è: che verità assoluta, fra virgolette, il Midrash ci vuole comunicare nel parlare di questi due palmi intermedi che sono vuoti? Non ha importanza capire perché il Midrash ci dice questo e noi lo assumiamo che sia, che ci voglia comunicare una verità di qualche tipo. Il nostro compito è solo di andare a cercare qual è la verità, il messaggio che ci vuole comunicare. Questo spazio vuoto illustra l'essenza del patto, perché ne simboleggia l'atto, cioè la realizzazione in corso del patto, la comunicazione nel momento stesso in cui essa si stabilisce. Senza questo elemento intermedio, senza questo Emza, il patto non sussisterebbe, la comunione fra l'uomo e Dio sarebbe illusoria. Perché vi sia una rivelazione, in essenza e in atto, ci vuole questo Emza, che in questo caso, fatto notevole, altro non è che uno spazio vuoto, Tifchaim Revach. Se le mani di Dio e dell'uomo fossero contigue, nulla le metterebbe mai in comunicazione. Questo è un paradosso, eh? Resterebbero eternamente separate, pur essendo contigue. Il rapporto non si stabilirebbe fra loro che a partire da un vuoto iniziale, che le divide le une dalle altre, che stabilisce fra loro in quanto Emza una zona neutra. Allora soltanto su questo vuoto si edifica la comunicazione, si getta il ponte della rivelazione e del patto, si realizza una ashlama, un completamento, un accordo fra Dio e l'uomo. Mi viene in mente in questo momento che questa affermazione estremamente profonda, questa affermazione ha dei risvolti enormi sul piano della pedagogia. Una, secondo me, mal impostata teoria del giorno d'oggi dice che i genitori e figli manifestano un rapporto tanto più intenso fra di loro quanto minore è la distanza che li separa. Qui il Maharal ci vuole insegnare, passando dal rapporto fra Dio e l'uomo al rapporto fra genitori e figli, che un vuoto in mezzo è salutare. Perché ci vuole il loro impegno, la loro volontà, e qui anche. L'amicizia non è necessariamente fonte di unione. È un paradosso, mi rendo conto che è un paradosso. Ma dove ci troviamo di fronte a due entità costitutivamente diverse, come possono essere anche genitori e figli, in un certo senso, e devono essere, devono mantenere una propria distanza, ecco che ovviamente questo vuoto deve essere gestito. Non è un vuoto stanco, non è un vuoto così, è un vuoto che serve in realtà a legare, non a slegare. Ma questo vuoto ci deve essere, questa intercapedine in mezzo ci deve essere mantenuta. Mi è venuto in mente istintivamente leggendo effettivamente queste frasi. Che ora abbiamo fatto? Deve essere riempito dall'impegno dell'amore. Com'è? 38. Allora, siccome il termometro fa 38, ci riaggiorniamo se più ore la prossima settimana appunto di finire il capitolo. Però anche se siamo andati un filo più lentamente nella lettura, credo che gli spunti che abbiamo tirato fuori siano comunque spunti di ora. Anche non solo interessanti, ma anche importanti. Molto bene.